Continuiamo la rassegna sulla best selection dei fondi blockbuster collocati e distribuiti in Italia, facendo un focus sulle caratteristiche distintive oggi di un comparto emergente, ossia il Carmignac Long Short European Equities, spesso indicato ed è messo in evidenza da sia private banker che consulenti finanziari indipendenti per la qualità e caratteristica distintiva di questa gestione. Per chi non lo sapesse, Carmignac è una nota casa di gestione di diritto francese fondata da Edouard Carmignac, che negli anni addietro si è distinta in particolar modo con due cavalli di battaglia: il Carmignac Patrimoine, che è un fondo bilanciato molto conosciuto in Europa, e poi il Carmignac Securité, una sorta di fondo monetario, spesso presenti anche all'interno delle tesorerie di altre istituzioni finanziarie. Per quale motivo il Carmignac Long Short European Equities è un fondo che si sta sbarcando ed è interessante? Come potete leggere dalla sovraimpressione, si tratta di un fondo flessibile con un approccio long short esclusivamente per il mercato azionario europeo. Il patrimonio del fondo, pertanto, viene diviso in due parti: una in cui vengono inserite le convinzioni tematiche forti al rialzo su azioni, titoli azionari ovviamente europei, e poi un'altra, la seconda, in cui vengono invece inserite le posizioni ribassiste su titoli azionari europei che sono considerati deboli o che potrebbero manifestare debolezza nel corso dell'anno. Lo scopo di questo tipo di comparto è quello di generare un cosiddetto alfa, cioè un rendimento a prescindere dall'andamento di mercato in generale, o se non altro di contenere in misura significativa la volatilità complessiva del portafoglio, proprio perché vado ad inserire una componente all'interno del mio portafoglio fondi che è decorrelata rispetto all'andamento complessivo sia del ciclo economico che delle asset class nel suo complesso. Il fondo ha delle caratteristiche veramente interessanti. Innanzitutto, come potete vedere, è categorizzato 4 stelle Morningstar per sia la qualità che il track record delle performance. Siamo ormai a oltre 500 milioni di euro di massa gestita. È un fondo che continua a raccogliere masse importanti proprio perché viene inserito sempre più spesso all'interno delle GPF. Come orizzonte temporale potete vedere 3 anni, ma io ci aggiungerei tranquillamente un almeno 5. Gli obiettivi di investimento possono essere riconducibili appunto a questo tipo di esposizione azionaria non convenzionale, cioè non è un fondo direzionale. Questo è importantissimo, evitare di avere la massificazione delle posizioni all'interno del proprio portafoglio, in cui se il mercato va bene vedrete tutti segni verdi, tutti performance positive; se il mercato invece vi dà contro, vi troverete che tutte le vostre componenti diventano negative. Ed è proprio il tipico esempio di struttura di portafoglio erronea o inefficiente. Bisogna invece inserire tatticamente dei comparti finanziari che si smarcano rispetto all'andamento complessivo del mercato, proprio perché se ad esempio le principali asset class diventano negative, io devo avere in qualche modo all'interno un componente che mi frena quel drawdown, che è magari antitetica e genera possibilmente un rendimento positivo. Il fondo è di diritto francese, quindi il NAV è espresso in euro, non mi espone più di tanto a rischio di cambio con il mercato statunitense, però mi potrebbe esporre un pochino a rischio di cambio con quei mercati azionari europei che non prezzano ancora l'euro. Ad esempio, potremmo tranquillamente citare il caso della Danimarca, della Svezia e così via, a discorrendo, in cui all'interno sono presenti dotazioni di titoli azionari che ovviamente fanno riferimento a quei mercati. Qui dal fact sheet potete ottenere una sintesi di come è strutturato il portafoglio. Come potete notare, abbiamo le prime 10 esposizioni nette long, cioè su questi titoli il gestore ha un'aspettativa rialzista, e viceversa, poi possiamo andare invece a
scegliere la componente cosiddetta ribassista short, che può andare a sconfinare fino a non più del 10% anche dai confini europei. Questo è specificatamente indicato sul KID. Lo troviamo proprio qui. Vedete, nella misura massima del 25, scusate, la misura massima del 25% del patrimonio, il fondo è esposto al rischio di cambio e può anche andare ad esporsi fuori dai confini europei. Ad ogni modo, il grosso del rendimento è fatto ricorrendo proprio a strumenti finanziari presenti sul mercato europeo. Addirittura, per essere proprio specifici, lo spazio economico europeo. Per ragioni di contenimento della volatilità, il fondo potrebbe andare anche ad inserire tatticamente alcune convinzioni tematiche sul fixed income, ossia sul reddito fisso, fino a un 10% del patrimonio. Che cosa vuol dire? Che in condizioni di mercato particolarmente difficili, dure, il gestore può andare a mettere anche alcuni titoli di Stato di massima qualità proprio per o contenere la volatilità o, se lo ritiene non opportuno, essere esposto sull'azionario, preferire appunto di parcheggiare una percentuale del portafoglio su titoli di reddito fisso. È un comparto che io personalmente ho all'interno del mio portafoglio fondi. Come potete vedere, la performance annualizzata è in un certo senso, non dico modesta, ma limitata rispetto alle performance che possono dare altri fondi azionari, settoriali, direzionali, che magari investono sull'universo a livello mondiale. Ma lo scopo, come potete vedere, è quello di avere un comparto che riesce a sterilizzare il più possibile la volatilità implicita del vostro portafoglio, proprio per evitare di avere poi un drawdown pesante in condizioni di mercato in cui si presentano eventi esogeni, tipo quello che è accaduto a marzo 2020 con la pandemia o quest'anno con l'inizio delle ostilità in Europa orientale. Questo il mantra fondamentale e questo il vero obiettivo su cui dovete puntare, non tanto la performance, perché se avete un portafoglio ben strutturato, la performance arriva, se non arriva il primo anno, arriva il secondo e così via. Ma quello che psicologicamente fanno fatica a sopportare gli investitori retail è sempre il drawdown, cioè quando si verificano condizioni di mercato inattese e tanti comparti, tanti mercati iniziano a sottoperformare pesantemente. Anche in questo caso qui abbiamo, come potete vedere, una volatilità complessiva del comparto per essere un azionario che è tutto sommato veramente modesta. Il fondo ha 10 anni ormai di vita e ci sono stati delle annate in cui si è distinto tantissimo proprio in relazione a quello invece che avevano prodotto la maggior parte dei comparti tradizionali che investivano nell'azionario. Non ha un benchmark proprio perché ha un approccio flessibile, quindi lo scopo di avere questo tipo di allocazione satellitare all'interno del proprio portafoglio è quella di aumentare il peso della componente market neutral, long short, o meglio ancora flessibile. Ha un costo che è in linea con gli altri peer, circa il 2,7%. Ricordate che questo è un fondo particolarmente complesso proprio perché vengono effettuate analisi fondamentali sui titoli. Si cerca di capire quello che è più forte, quello che esprime le maggiori opportunità di crescita e viceversa, il contrario, quello che potrebbe sottoperformare tantissimo nel corso dell'anno, sui quali si vanno a costruire ovviamente posizioni corte proprio per portare a casa quel tipo di risultato. Mi raccomando che non ci sia nessuno che vada a sottoscrivere queste tipologie di fondi ricorrendo alle reti di promozione finanziarie che eventualmente applicano commissioni di ingresso e di uscita. Qualora doveste trovarvi in questa condizione, magari mi scrivete in privato e vi indico dei marketplace online che in Italia non applico alcun tipo di commissione né di sottoscrizione né di smobilizzo, solo
ovviamente viene applicata quella di gestione proprio per il mandato stesso del comparto. Trovate in descrizione i link per andare a approfondire le caratteristiche sia del gestore che del comparto, scaricare tutta la documentazione come il KEY-IDD che vi consente di comprendere quali sono sia il posizionamento attuale del fondo, le performance conosciute dettagliatamente, ma soprattutto i rischi complessivi che andate a correre quando inserite nel vostro portafoglio un comparto di questa caratteristica.